Eccolo qua, Antonio Carpino, miglior difensore del torneo Flannery Tournament. No, mi c'è anche a è stato un finalista, ha praticamente annientato la concorrenza per quanto riguarda il capocannoniere Gigi Barbuto. Ecco il capocannoniere Gigi Barbuto, Real Cremastere. È della laurea questo. Ma molto meglio. Questa era la giornata. È stato un peccato, è uscito un po' preventivamente il miglior giocatore del Flannery Tournament, Seppe Salvorossi. Qui Giuseppe Salvorossi, miglior giocatore del Flannery Tournament prima edizione FC Sibelchi. È un premio di consolazione, però davvero stasera è stato uno dei migliori dei suoi, il portiere. Eccolo qua, il portiere dell'Atletico Van Gucco, eletto migliore in campo della finale. Adesso il premio dalle nostre giovanili, quindi seconda classificata, inaspettata anche per loro, l'Atletico Van Gucco. Eccolo qua Van Gucco, secondo posto in questa prima edizione. Stefano Caputo con la coppa. Dov'è il mister? Mister, per favore, mister, si accomodi un attimo con la squadra, grazie. Mister, stasera migliore in campo. La macchina. Ecco l'Atletico Van Gucco, ragazzi, spumante, forza. Secondi classificati. C'è anche Lello del parcheggio, in rappresentanza del parcheggio. Il portiere è bella. Bello il portiere, il miglior portiere non si è presentato, magari per mia motivo come miglior portiere. Ecco qui, si stappa lo spumante, se il mister riesce ad aprire la bottiglia. Complimenti all'Atletico Van Gucco, seconda classificata su questa prima edizione del Flannery Tournament. Adesso Real Cremastere campione della prima edizione del Flannery Tournament con il capocannoniere. Guardate che coppa! Ecco festeggiamenti, vediamo con lo spumante, due dolci, aspetta un attimo. C'è gente che va trovando i dolci, noi abbiamo messo il tank a guardare i dolci, guardate il tank come protegge il dolce. Attenzione, non ci fate il bagno. Ecco Real. Ecco il bagno, Real Cremastere festeggia la vittoria di questa prima edizione del Flannery Tournament. È andata. Ecco, chiudiamo qua il nostro video con la speranza di rivedervi tutti, vedete anche che mangia, di rivedervi a settembre per l'edizione 2 del nostro calcio a 7.